Entra anche tu a far parte della cerealicoltura del futuro. Diventa un cerealicoltore X-Pro. I cereali ormai sono diventati una cultura da professionisti, diciamo, ecco, bisogna fare certe scelte. Noi abbiamo fatto la scelta di prendere la linea della Bayer per diventare produttori X-Pro usando i loro prodotti, che in sinergia hanno una certa affidabilità, ci siamo accorti nel tempo, e sono semplici perché hai solo un interlocutore ed hai un raccolto da X-Pro. Sono Stefano Brolese, conduco con mio cugino Massimo Brolese un'azienda agricola denominata Brolese Massimo e Stefano nel comune di Cavarzere, Venezia. Siamo un'azienda principalmente colture estensive, mais, grano, soia, pisello proteico e negli ultimi periodo facciamo anche del pomodoro da industria. Siamo un'azienda di circa 400 ettari tra conduzione e proprietà. Qui ci troviamo nel comune di Pettorazza, in un campo di 40 ettari di grano tenero della varietà Banderas. La cultura del grano ormai è diventata una cultura che ti impegna più tecnicamente. Tanto una volta si faceva solo su terreni marginali, era una cultura, facciamo anche il grano, voilà. E si seminava e si raccoglieva e basta. Adesso invece bisogna affinare le tecniche abbinate anche ai prodotti e anche agli eventi atmosferici. Il tutto perché? Perché la filiera ci richiede un certo tipo di qualità e anche economicamente porta più reddito a chi investe su questa cultura. Ci troviamo in un appezzamento dove abbiamo usato Ascra X-Pro insieme con un diserbo di cotiledoni. Non abbiamo notato nessuna tossicità, anzi una buonissima tolleranza alla miscela. Abbiamo visto anche che, essendo un fungicida per la settoria, ha un ottimo intervento sul controllo della malattia fungina. Abbiamo notato inoltre che in un periodo di stress, come quest'anno idrico, ha funzionato benissimo, rendendo le piante, le foglie, soprattutto le foglie, molto verdi, un verde intenso come sanità di pianta. E noi usiamo Field View per avere dei dati, per avere delle mappe sulla raccolta. Queste mappe le usiamo poi per fare delle prescrizioni. E cosa significa? Che quando vai a seminare fai un investimento in base alla resa che tu hai visto la raccolta e fai anche le concimazioni in base a quello che vedi e la cultura che è meno rigogliosa o più rigogliosa. Con questo noi abbiamo notato che abbiamo un reddito superiore alla fine e anche abbiamo meno sprechi. Queste mappe che abbiamo raccolto le abbiamo prima provate sulla nostra azienda, poi essendo noi un'azienda anche conto terzi ce le hanno richieste anche i nostri clienti e abbiamo iniziato a fare qualche mappatura, abbiamo dato i dati raccolti e hanno iniziato ad usarli loro nelle loro aziende. E questo negli anni si è visto che anche loro hanno avuto dei riscontri economici e anche qualitativi sul prodotto. Diventa anche tu un cerealicoltore X-Pro. Aderisci al piano di raccolta cereali. Contatta il tuo tecnico di zona.